Alberto Sorge è l'autore di Mare Nero, un libro che racconta la storia di una ragazza, ma anche di un mostro e di tanti altri curiosi personaggi. Su tutti si staglia un mare nero d'inchiostro in cui è fin troppo facile affogare. In questa intervista, Alberto ci racconta come nasce questo libro e ci parla dei suoi progetti per il futuro. Come nasce in te l'idea di questo libro, Alberto? È difficile classificarlo come giallo perché è molto complesso di solito dare un'etichetta a un libro di qualsiasi genere sia, quindi è stato definito da chi l'ha letto in vari modi e quindi non saprei bene come collocarlo neanche io stesso. Detto questo, diciamo che l'idea mi è venuta parecchi anni fa, cioè io studiavo ancora all'università, quindi avevo dei periodi di turbamento abbastanza frequenti per via delle vicende personali che insomma si erano succedute in quel periodo della mia vita e ho iniziato a scriverlo. Io scrivo solitamente per il cinema, quindi era nata come una sceneggiatura. Visto che poi prendeva piede questa storia e si dilungava e diventava sempre qualcosa di più ampio, anche proprio a livello di pagine, per dirla in termini spicci, ho deciso di farlo diventare un libro e tra altri alti e bassi, diciamo, sono riuscito dopo anni, anche perché sono molto scostante nella scrittura. Se scrivo un film, un cortometraggio, lo inizio e lo finisco in brevissimo tempo. Per un libro ci vuole più tempo e quindi io difficilmente riesco a mantenere la concentrazione per un periodo lungo, quindi per un lasso di tempo lungo, quindi sono stato molto più tempo di quanto pensavo per terminare appunto la scrittura di Mare Nero. Come hai detto tu, questo libro affonda le radici in un periodo, diciamo, per te un po' particolare. Quanto c'è di Alberto in Mare Nero? Allora, diciamo, secondo me ogni libro comunque presenta dei tratti Certo. autobiografici perché c'è ogni scrittore, anche se non mi reputo assolutamente uno scrittore, diciamo che mi diverto a scrivere, che è magari un'accezione più giusta di ciò che sono. Ogni persona che scrive mette qualcosa di sé all'interno del libro e io in questo libro forse ho messo pure troppo di me, perché c'è un personaggio che sono io, appunto, tra i vari personaggi che si succedono nella vicenda ci sono anche io che parlo in prima persona e quindi mi spoglio e dico veramente ciò che sono. Vengono descritte proprio delle mie peculiarità caratteriali, dei miei turbamenti, dei miei modi di fare, il mio modo di essere, quindi direi che c'è molto di me, quindi se non piace il libro non piaccio neanche io, questo è il discorso. Senti, tu hai detto che non ti definisci uno scrittore, e allora chi è Alberto Sorge? Di cosa si occupa nella vita? Allora, io mi occupo paradossalmente, mi occupo da sempre di scrittura appunto perché scrivo per il cinema, ho iniziato a scrivere per il cinema quando avevo 18 anni, quindi 12 anni fa. E mi guadagnavo da vivere così, vendevo dei soggettini piccoli, delle storielle a dei videomaker, professionisti o non professionisti, che appunto davano fiducia alle mie storie e così via. Quindi ho iniziato a prendere fiducia in ciò che poteva essere la mia professione appunto da quel momento in poi. Non mi reputo uno scrittore semplicemente perché faccio tante altre cose anche nella vita, insegno cinema o faccio appunto il videomaker, scrivo di cinema, quindi paragonarmi a certi scrittori sarebbe anche una completa mancanza di umiltà da parte mia. Diciamo che mi diverto a scrivere, spero che questo possa essere una cosa continuativa nella mia vita, insomma, La ma non mi domanda, reputo affatto uno scrittore. allora la domanda a questo punto si fa quasi da sé. Hai in mente un futuro cinematografico per Mare Nero? Quello sì, sicuramente sì, io lavoro con un'associazione culturale cinematografica e abbiamo realizzato parecchi video, un documentario che tra l'altro sta andando benissimo, eravamo anche presenti Davide Donatello, stati selezionati, quindi con il budget limitato che abbiamo a disposizione abbiamo fatto un semi-miracolo, diciamo. E Mare Nero poteva rientrare appunto in un discorso audiovisivo. Era nato appunto, come ti dicevo prima, come una sceneggiatura per il cinema, adibita ad essere un lungometraggio, un mediometraggio, e in futuro comunque penseremo di renderlo appunto visibile, anche perché la scrittura è molto descrittiva. Quindi
Quindi ci sono dei capitoli che sembrano appunto delle sequenze cinematografiche. Certo, abbiamo parlato un po' di tutto, ma c'è una curiosità, qualche aneddoto curioso che, legato a Mare Nero che puoi e vuoi raccontarci? Allora, ci sono, beh, l'aneddotica insomma fa sempre parte di ogni cosa che si fa nella vita, insomma, e anche Mare Nero ha degli aneddoti dietro che mi hanno certe volte lasciato anche un po' perplesso, perché io avevo la tendenza a scrivere delle cose, dopo a rileggerle a distanza di 5-6 giorni e di ricancellare completamente tutto ciò che avevo scritto. Quindi per scrivere un capitolo, già come dicevo, sono scostante. Dovevo fare i conti con me stesso perché sono molto severo nei miei confronti. E nel momento in cui io andavo a rileggere me stesso non mi piacevo più di tanto. Ho dovuto cercare dei riscontri da parte di altre persone, da parte di scrittori che conosco, insomma, che hanno una grande esperienza alle spalle, per farmi un po' di forza. Non credo che fosse insicurezza da parte mia, semplicemente c'è una sorta di rigidità nei miei confronti, di una severità che uso nei miei confronti, che invece non uso assolutamente nei confronti delle altre persone, insomma. Sono molto più crudele nei miei confronti che nei confronti del resto del mondo. Senti, un'altra curiosità invece, che una cosa che mi aveva colpito. Nella corsa di copertina c'è una tua foto che io trovo geniale, è bellissima, mi piace tantissimo. Quando è stata scattata, descriviamola prima, cioè sei tu che praticamente hai la bocca coperta, hai il mento infilato nella felpa. Dove è stata scattata e come mai poi hai deciso proprio che fosse quella foto a rappresentarti dietro il tuo libro? Una foto che non ricordo bene, a parte che comunque è passato un po' di tempo dal momento in cui è stata fatta, me l'ha fatta una mia amica nello studio dove abbiamo tutte le cose per montare i film, i computer e cose varie, ed è una foto che ho scelto semplicemente perché non si vede benissimo ciò che sono, no? La fisicità doveva essere messa un po' in secondo piano, secondo me, è un'immagine abbastanza che va in contrasto un po' con il libro, perché comunque è una foto che può essere anche interpretata in maniera ironica, no? Per certi punti di vista, mentre il libro presenta dei tratti piuttosto seriosi, o per dire anche si parla di morte, di malinconie varie e tutto, e quindi la foto, che è un po' scherzosa, va a staccare questa atmosfera che comunque fa parte di tutto il libro dall'inizio alla fine, a parte qualche divagazione sarcastica che c'è comunque in ogni capitolo. Quindi semplicemente per quello ho scelto quella foto. Ti chiedo di riassumere in una frase cosa rappresenta questo libro per te e cosa vorresti che significasse per i tuoi lettori. Allora, è una domanda, la fatidica domanda da 1 milione di dollari, insomma. Quanti giorni ho di tempo per poter pensare alla risposta? Allora, dico le prime cose che mi vengono in mente. Sì. Per me questo libro rappresenta un periodo molto importante della mia vita, che comunque contraddistinguerà anche il mio futuro, perché è un periodo che mi porto dietro, quindi quello che ero io in quel libro sono io adesso e sarò io per sempre. E quello che può rappresentare per i lettori, per i miei lettori, è una storia un po' complessa nella quale vengono raccontati dei personaggi comuni, perché io credo che le persone comuni alla fine siano le persone più straordinarie e più interessanti. Quindi la vera straordinarietà delle persone si riflette nel loro essere normali, insomma. Mare Nero di Alberto Sorge è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.